Grazie e buonasera a tutti. Buonasera, sono veramente felice di essere qui, onorato in questa sede a omaggiare il genio di Dante. Buonasera, saluto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Buonasera Presidente, veramente ho una stima, un'ammirazione per lei che mi verrebbe voglia di abbracciarlo, ma non si può, ma lo desidererei tanto, veramente, guardi, se ha bisogno di qualsiasi cosa, io per rendermi utile per lei, qui siamo nella sala dei corazzieri, ha bisogno di un corazziere, un giorno uno non sta bene, è in ritardo, c'è il raffreddore, mi chiama, c'ho già l'uniforme, la vengo e vengo un poco, un autista, un sarto, un barbiere, una volta l'ho sentita in televisione che ha detto che c'era il barbiere che uso, non mi ricordo. Le faccio io i capelli vestito da corazziere, guardi, sono veramente a sua disposizione. Ho veramente una grande ammirazione per lei. Grazie per avermi invitato. Saluto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini. Buonasera, Ministro. Saluto tutti coloro che sono qui questa sera e che davvero io adesso parlo, non so come manifestare l'entusiasmo, ma dentro di me tutto danza, è un balletto. Saluto tutti gli italiani a casa in questo momento che stiamo vivendo con ancora più affetto e più calore. Buonasera a tutti e sono lieto di aprire le celebrazioni dantesche in questo luogo, fra l'altro il Quirinale, che è il luogo della politica per eccellenza, che ha a che fare anche questo con Dante, che sappiamo che Dante è stato un grandissimo poeta, ma è stato anche un grande politico, amava la politica, proprio lo è stato un politico di grande peso, di grande influenza. Sapete che all'epoca di Dante, alla fine del 1200, c'erano solo due, diciamo, partiti, per dire, i Guelfi e i Ghibellini. Dante è stato con i Guelfi ed ha partecipato alla politica nella sua città con grandi ruoli, è stato nei priori, poi è stato nel Consiglio dei Cento, che corrisponderebbero oggi a ruoli come ministro, sottosegretario, insomma un politico impegnato, di grande influenza. Voglio dire, non gli ha portato bene la politica, perché è stata una rovina la sua vita a causa della politica, però ha fatto il politico per tanto tempo, è stato prima appunto nei Guelfi, poi quando i Guelfi sono diventati bianchi e neri è diventato Guelfo Bianco, ha cambiato opinione, poi lo hanno esiliato, ingiustamente condannato, ed è diventato Ghibellino, vi ricordate, il Ghibellin Fuggiasco, e alla fine non ne poteva più, non si fidava più nessuno, non gli piacevano neanche i Ghibellini, ha detto basta con la politica. Ha detto basta con la politica, ha lasciato scritto faccio parte per me stesso e ha fatto un partito dove c'era solo lui, il partito di Dante, il PD, praticamente non ha vinto mai, è stata una cosa, guardate, poi si è diviso, si sono usciti, si è dato le dimissioni, troppe correnti, non ci sono donne, insomma questo PD sono 700 anni che non trova pace, questo partito di Dante. Allora, a parte ora il Dante politico, siamo qui per parlare naturalmente del Dante poeta. E veramente il 25 marzo, la data dell'Annunciazione, è una gioia che sia stata proclamata Dantedì, proprio il giorno di Dante, perché è anche il giorno in cui inizia il viaggio di Dante Alighieri nei tre regni dell'aldilà, l'avventura più straordinaria, possiamo dire semplicemente più bella, della poesia di tutti i tempi, miracolosa, incredibile. E quindi noi, in questa giornata, diciamo, Dante Alighieri ha scritto il Paradiso. Quando ha scritto il Paradiso c'è una lettera, diciamo, che è attribuita a lui, a Can Grande della Scala, signore di Verona, al quale ha dedicato il Paradiso, in cui Dante appunto dice che ha scritto il Paradiso per rimuovere eventualmente gli uomini da uno stato di tristezza, di miseria, di povertà nel quale si trovano e condurli a uno stato di felicità. Voleva la felicità. Cos'è la felicità per Dante? Ecco, anche perché molte persone dicono che bisogna rendere più buono il prossimo, ma non è vero. C'è una sola persona che bisogna rendere più buona, se stesso. Il prossimo bisogna renderlo felice. E Dante lo sapeva questo. E ha scritto la Divina Commedia. E qual è la felicità per Dante? Il fine del Paradiso di Dante. Noi stasera faremo un canto dal Paradiso di Dante, dalla sublime cantica, come la chiama lui, la sublime, niente c'è di più alto del Paradiso. E cos'è il Paradiso? Qual è il fine del Paradiso per Dante, appunto? È proprio narra il Paradiso del compimento di quel desiderio infinito che abbiamo ognuno di noi di immedesimarsi con la realtà divina.
questo. Ognuno di noi sente che dentro c'è una scintilla che è immortale, che c'è qualcosa, dobbiamo avere anche rispetto verso noi stessi per il mistero che siamo. Siamo un mistero e Dante lo sa, veramente. E allora Dante lo sentiamo qualche volta in rari momenti della nostra vita che apparteniamo, vogliamo raggiungere qualcosa e Dante ce lo fa sentire. E quello infine ha disegnato per noi questo destino straordinario. Infatti, dopo aver letto il Paradiso di Dante, se lo leggiamo lasciandosi andare, è una cosa straordinaria. Non si guardano più le altre persone con distrazione o addirittura con indifferenza, no. Si guardano le altre persone come scrigni di un mistero, come depositarie di un destino immenso. Ognuno di noi ha un destino immenso davanti a sé, ci dice Dante, e lui lo ha disegnato per noi. Immedesimarsi proprio, ricongiungersi alla realtà divina. Noi stasera leggeremo proprio un passo dal Paradiso di Dante, un canto, il 25esimo canto del Paradiso, nell'inizio di questi festeggiamenti danteschi, anche se pur tuttavia dobbiamo sempre ricordare che Dante non è il poeta della festa, è il poeta dell'esilio, dei destini ultimi dell'umanità. Questo dobbiamo ricordare. Infatti, questo canto 25 del Paradiso comincia con una nota di dolore. È un attacco, l'inizio del 25esimo del Paradiso, che è, vi posso dire, un canto supremo. Ma qual è il canto che non è straordinario di Dante, soprattutto del Paradiso? Inizia con una nota di dolore, è celeberrimo l'attacco del 25esimo del Paradiso, è un attacco, diciamo, che è veramente grande, ma uno tra i più grandi per intensità poetica di tutto il poema. C'è uno squarcio, un'apertura sull'anima di Dante, che parla non come autore o come protagonista della commedia, ma proprio come Dante Alighieri, all'anagrafe. È lui in persona, si rimane anche un po' sorpresi. E c'è una nota di dolore, parla del suo dolore di esule e desidera, diciamo, che la grandezza del Paradiso, la bellezza del Paradiso, lui sa di aver fatto qualcosa di grande, lo chiama appunto il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, lui sa, e spera, si illude, che tocchi il cuore e diciamo acqueti la crudeltà dei suoi concittadini e lo faccia richiamare in patria per abbracciare i suoi cari, e desidera essere coronato poeta nel suo bel San Giovanni, nel battistero dove è stato battezzato, gli mettano il cappello, la corona da poeta, un sogno, è la prima volta e unica nel poema che si dà del poeta da solo. C'è davvero una cosa nella sua, è riservatissimo Dante, non dice mai niente di sé, ma qui stranamente è un attacco formidabile. Dopo inizia il canto 25esimo. Perché abbiamo scelto il 25esimo? Perché è un canto, l'ho detto prima, supremo, va bene, ma è il canto della speranza. La speranza. In ogni luogo dove noi adesso andiamo è di una parola di speranza, un gesto di speranza, tutti quei nostri manifesti, andrà tutto bene, e le cose che diciamo sono proprio inni alla speranza, che è la virtù più popolare, quella che ci conforta più di tutti e che di voi noi non ci siamo mai dimenticati e ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di speranza. E Dante in questo canto ci parla della speranza. Anzi, la cosa straordinaria è che deve superare un esame. Un esame in questo punto del Paradiso, Dante, prima di arrivare, è nel cielo ottavo, ci sono i cherubini, è una cosa, la descrizione è magnifica, non potete sapere, core di beati che danzano. Ha appena superato l'esame della fede con San Pietro, il quale gli ha fatto 3 giri intorno alla fronte per dimostrargli il suo entusiasmo, e adesso Dante, per andare nell'Empireo e nella Rosa dei Beati, deve superare altri 2 esami, quello della speranza e quello della carità con San Giovanni. Questo della speranza, chi è l'ordinario? Dice, è come uno studente, Dante, un ragazzo di liceo o all'università che deve superare un esame, vediamo se è preparato, è lì che trema. E chi è l'ordinario, il professore di speranza nell'università del cielo ottavo del Paradiso? San Giacomo, l'apostolo Giacomo, che è l'apostolo della speranza. E appare San Giacomo da una sfera di luce, di uno sfolgorio meraviglioso, e gli fa subito 3 domande. Cos'è la speranza? La spene, a volte la chiama Dante, no? Di quel che l'è, di come se ne infiora la mente tua e di onde a te venne. Cos'è la speranza? Quanta te ne fiorisce nella testa e le fonti? E alla seconda domanda risponde Beatrice e ci rivela che nel mondo non c'è un uomo con più speranza di Dante. Ha coltivato questa virtù delle 3 virtù teologali, ripeto, la più umile, la più popolare,
che non ne possiamo fare a meno, l'ha coltivata così tanto. Pur se nella vita ha avuto tutti i fallimenti politici, letterari, familiari, non ha mai perso la speranza. E per questa speranza enorme Dio gli ha concesso questo viaggio nell'aldilà, pensate un po', per la speranza. Dopo risponde Dante, dice: che cos'è la speranza? Gli chiede San Giacomo, e Dante risponde: spene, proprio la speranza, sentite, è la nostra, quella che noi diciamo speriamo che vada bene semplicemente o andrà tutto bene. Sì, è anche questo, ma è qualcosa di molto, molto, molto più prezioso. La speranza, dice Dante, è uno attender certo, un'aspettazione sicura, non toccata da dubbio, perché uno pensa spero, la speranza c'è il dubbio. No, no, la speranza per Dante è una certezza, l'aspettazione certa della gloria futura, della beatitudine, del paradiso, che viene dalla grazia divina e da meriti precedenti acquisiti nella vita. Certo, se uno non ha fatto delle cose di buono, non può aspettarsi la beatitudine, non sarebbe speranza ma presunzione. E Dante dice che è la gloria futura, la speranza. Ciò che promette la speranza è indiscutibilmente la beatitudine, ma è sostanza la speranza. È una cosa certa, non toccata da dubbio. E allora San Giacomo vuole sapere di più. Ma da dove ti viene queste fonti? Hai tu la certezza di quello che dice Dante? Cita le sacre scritture, per Dante la Bibbia è una realtà storica, lo sappiamo, e cita delle cose commoventi, straordinarie. Cita Isaia, il profeta Isaia, che dice che tutti noi un giorno avremo, diciamo, andremo nella terra promessa, che è il paradiso, che lui chiama la dolce vita. Il paradiso è la dolce vita, vestiti di una doppia veste, che vuol dire anima e corpo. Anima e corpo. E San Giovanni l'Evangelista, il fratello di Giacomo, dice nell'Apocalisse, che era un visionario, che ha visto moltitudini di beati con una stola, che era il corpo che riveste l'anima. Sentite che conforto. Quindi ci dice Dante che un giorno risorgeremo. La speranza per Dante è una certezza anticipata della resurrezione anche del corpo. Nell'aldilà di Dante tutti i beati hanno nostalgia del corpo, ma non è che vogliono il corpo per cadere di nuovo nell'illusione di essere il proprio corpo, no, ma perché vogliono concedersi, offrirsi generosamente all'abbraccio di coloro che hanno amato e da cui sono amati. Tutti noi in questo momento di dolore del mondo, che abbiamo perduto i nostri cari, quanti di noi l'hanno fatto? Ebbene, Dante ci dice con un conforto immenso: li riabbraccerete. L'abbraccio, quello che ci manca di più in questo momento, quanto ci manca questo abbraccio e questa speranza, quanto la nutriamo. È un canto che parla del presente, del presente e del futuro, sono frecce scagliate nel futuro della nostra vita. È questo che dice Dante: riavremo il nostro corpo, ci riabbracceremo e i nostri corpi luminosi varcheranno proprio i confini del paradiso, della dolce vita. A questo punto. E poi cita naturalmente i salmi, Re Davide, il Salmo 9 sulla speranza, che Re Davide ha scritto quel libro dei salmi che è il più grande libro di poesia dell'antichità, uno dei più grandi della letteratura universale. E poi a questo punto, alla fine della risposta, entra in scena San Giovanni, l'Evangelista, e la sua luce è uno splendore talmente forte, lui fa una similitudine che non è che non lo si può guardare, è una luce che riempirebbe l'universo di luce, basterebbe ci fosse una stella così per riempire l'universo. Non ci sarebbero più le stagioni, sarebbe sempre giorno in tutti i luoghi dell'universo. E Dante e Beatrice glielo presenta con due episodi del Vangelo tenerissimi e commoventi. Dice: ecco colui, presentando San Giovanni, che giacque sopra il petto del nostro Signore. Vi ricordate all'ultima cena San Giovanni che mette la testa sul petto di Gesù, un momento tenerissimo del Vangelo, e l'altro è che fu dalla croce eletto Gesù morente, un episodio di grande commozione, agonizzante nella croce, indica San Giovanni a sua madre, a Maria, come suo figlio, e dice a San Giovanni che deve custodire Maria come sua madre. Pensate, tale madre e tale figlio, avere come madre Maria Vergine, pensate che compito, una cosa di una commozione immensa. Dante, guardando San Giovanni, vuol vedere
sapere se San Giovanni, come una diffusa credenza, voleva nel tempo al corpo, ma San Giovanni gli dice: non diventare non vedente per guardare me che brilla di una luce, come ho detto, uno splendore lucente meraviglioso. Non ho il corpo, il mio corpo è in terra. Ha detto: qua nel paradiso col loro corpo ci sono solo Gesù e la Maria Vergine. E gli altri avranno il corpo quando il proposito di Dio sarà compiuto alla fine dei tempi, al giudizio universale. Detto questo, tutto si silenzia e Dante rimane abbagliato dalla luce di San Giovanni, si volta per guardare il suo amore, Beatrice, e non riesce a vederla perché è abbagliato dalla luce di Giovanni. E allora lui rimane, si turba un po', pensate, è in paradiso, Beatrice è lì accanto, ma il fatto che non può vederne il volto lo turba. Ma quanto la amerà, quanto amerà quella donna. Questo canto è pieno di parole come schiarato splendore, ardente amore, l'amore è un dio avampo, la gioia, la letizia, Beatrice che ride. Dante sapeva che il segreto del cristianesimo è la gioia. Ecco, riuscire a comprendere la gioia anche nel dolore. Si ricorda della lettera di San Paolo ai Filippesi: siate sempre allegri, mi raccomando, ve lo ripeto, siate allegri. Riesci a contenere la gioia anche nel dolore, Dante. Questo è il canto dell'amore, della letizia, della bellezza, della grazia, della gloria e soprattutto, naturalmente, della speranza, scritto in italiano. Noi siamo gli unici nel mondo che lo possiamo leggere in originale. Dante l'ha scritto per noi, veramente, e questo è Dante che è riuscito a tenere unito il nostro paese quando unito non lo era, che è riuscito a dare un'identità al nostro paese quando non ce l'aveva, ma fortissima in tutto il mondo, e si è scritto l'opera, riconosciuta in tutto il mondo come l'opera di poesia più alta e profonda di tutti i tempi in questa lingua, ma vorrà pur dire che questa nostra lingua dobbiamo tanto amarla, perché forse, forse è la più bella e la più grande di tutte. Adesso vi faccio il 25° canto del Paradiso dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Se mai continga che il poema sacro, al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra, del bello vile ov'io dormì agnello, nemico ai lupi che li fanno guerra, con altra voce omai, con altro vello, ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Però che nella fede che fa conte l'anime a Dio qui vi intraio e poi Pietro per lei sì mi girò la fronte. Indi si mosse un lume verso noi, di quella spera ond'uscì la primizia che lasciò Cristo di vicari suoi. E la mia donna, piena di letizia, mi disse: mira, mira, ecco il barone per cui laggiù si visita Galizia. Sì, come quando il colombo si pone presso al compagno, l'uno all'altro pande, girando e mormorando l'affezione, così vid'io l'un dall'altro grande, principe glorioso essere accolto, laudando il cibo che lassù li prande. Ma poi che il gratular si fu assolto, tacito, cor a me, ciascun s'affisse, ignito sì che vincea il mio volto. Ridendo allora Beatrice disse: inclita vita per cui la larghezza della nostra basilica si scrisse, fa risonar la spene in quest'altezza. Tu sai che tante fiate la figuri, quante Gesù ai tre fe più carezza. Leva la testa e fa che t'assicuri che ciò che vien quassù del mortal mondo convien ch'ai nostri raggi si maturi. Questo conforto del fuoco secondo mi venne un dio levai gli occhi a monti che l'incurvaron pria col troppo pondo. Poi che per grazia vuol che tu t'affronti lo nostro imperatore, anzi la morte, nell'aula più segreta co' suoi conti, sicché veduto il ver di questa corte, la spene che laggiù bene innamora, in te e in altrui di ciò conforte, di quel che l'è, di come se ne infiora la mente tua, e di onde a te venne.
Così seguì il secondo lume ancora. E quella pia che guidò le penne delle mie ali a così alto volo, alla risposta così mi prevenne. La chiesa militante alcun figliuolo non ha con più speranza, come scritto, nel sol che raggia tutto nostro stuolo. Però li è conceduto che d'Egitto venga in Gerusalemme per vedere, anziché il militar li sia prescritto. Gli altri due punti, che non per sapere son dimandati, ma perché i rapporti quanto questa virtù t'è in piacere, a lui lascio, che non li saran forti né di iattanza, ed egli a ciò risponda, e la grazia di Dio ciò li comporti. Come discente ch'a dottor seconda, pronto e libente in quel che li è esperto, perché la sua bontà si disasconda, spene, diss'io, è uno attender certo della gloria futura, il qual produce grazia divina e precedente merto. Da molte stelle mi vien questa luce, ma quella distillò nel mio cor pria che fu sommo cantor del sommo duce. Sperino in te, nella sua teodia, dice color che sanno il nome tuo, e chi non sa se li ha la fede mia. Tu mi stillasti con lo stillar suo nella pistola poi, sicch'io son pieno, e in altrui vostra pioggia repluo. Mentr'io diceva, dentro al vivo seno di quello incendio tremolava un lampo subito e spesso a guisa di baleno. Indispirò l'amore un Dio avvampo ancor ver la virtù che mi seguette infin la palma, e all'uscir del campo vuol ch'io respiri a te, che ti dilette di lei, ed è mia grato che tu dica quello che la speranza ti impromette. E io le nove e le scritture antiche pongon lo segno, ed esso lo mi addita dell'anime che Dio s'ha fatte amiche. Dice Isaia che ciascuna vestita nella sua terra fia di doppia vesta, e la sua terra è questa dolce vita. E il tuo fratello assai vi è più di gesta, là dove tratta delle bianche stole, questa rivelazione ci manifesta. E prima, appresso al fin d'este parole, sperent in te di sopra noi s'udì, a che s'uniron tutte le carole. Poscia tra esse un lume si schiarì, sicché se il cancro avesse un tal cristallo, l'inverno avrebbe un mese d'un sol dì. E come surge e va ed entra in ballo, vergine lieta, sol per fare onore alla novizia, non per alcun fallo, così vid'io lo schiarato splendore venire a due che si volgieno a nota, qual conveniesi al loro ardente amore. Misesi lì nel canto e nella rota, e la mia donna in lor tenia l'aspetto, pur come sposa tacita e immota. Questi è colui che giacque sopra il petto del nostro pellicano, e questi fue di sulla croce al grande ufficio eletto. La donna mia così né però piue mosser la vista sua di stare attenta, poscia che prima le parole sue. Qual è colui che adocchia e si argomenta di vedere eclissarlo sole un poco, che per veder non vedente diventa? Tal mi fec'io a quell'ultimo fuoco, mentre che detto fu, perché t'abbagli per veder cosa che qui non ha loco? In terra e terra il mio corpo, e saragli tanto con gli altri che il numero nostro con l'eterno proposito s'agguagli. Con le due stole nel beato chiostro son le due luci sole che saliro, e questo apporterai nel mondo vostro. A questa voce l'infiammato giro si quietò, con esso il dolce mischio che si tenea nel suon del trino spiro. Siccome per cessar fatica o rischio li remi pria nell'acqua ripercossi, tutti si posano al sonar d'un fischio. Ahi, quanto nella mente mi commossi quando mi volsi per veder Beatrice, per non poter veder benché io fossi presso di lei e nel mondo felice.